Gesù venne da Nazareth, dalla Galilea, al fiume Giordano, dove c'è Giovanni il Battista, che viene seguito da tanta gente per essere battezzati. Gesù non va al fiume di Babilonia, ai fiumi della Babilonia, perché sono maestosi, grandiosi, ma le acque sono pericolose, acque limacciose, da stare attenti a non entrare, segno della potenza di Babilonia, pericolosa, l'impero che domina, che distrugge, che non rispetta le leggi, il fiume del peccato, il fiume della morte. Gesù invece si reca al fiume Giordano, un fiume placido, dove il Battista battezza. E lui si mette in fila insieme ai peccatori, peccatore tra i peccatori. Peccatore anche lui, non per i suoi peccati, ma perché si fa carico dei peccati degli uomini. E scende nell'acqua e si presenta a Giovanni Battista. E mentre Giovanni lo battezza, i cieli si aprono e si sente la voce: questo è il mio figlio diletto, ascoltatelo. È la presentazione di Dio Padre del suo figlio. Scende quindi nell'acqua Giovanni Battista, meglio, Gesù scende nell'acqua e i cieli si aprono. Una nuova realtà si inizia. È cessato là il regno delle tenebre, il regno del peccato, e comincia il regno dell'amore di Dio. In Cristo Dio viene ad abitare in mezzo a noi. Dio è uno di noi. Quello che era il suo progetto per il paradiso terrestre, di voler stare insieme ad Adamo ed Eva, adesso si realizza con il suo figlio Gesù. Anche Padre Pio ha avuto questa esperienza del battesimo, che l'abbiamo ricevuto anche noi. Una certa differenza c'è tra il nostro battesimo di oggi come quello di Padre Pio, perché Padre Pio fu battezzato il giorno dopo la nascita, perché allora il tema principale dei cristiani era battezzare subito per liberare il bambino dal peccato originale. Oggi come oggi si dà importanza alla presenza della mamma al rito del battesimo, ad una certa preparazione dei genitori al rito del battesimo. Sono scelte tutte e due valide. E cosa avviene nel battesimo di Padre Pio? Viene portato al battesimo dal papà zio Orazio, e la mamma non poteva andare al battesimo, e insieme all'allevatrice assiste al rito del sacerdote e non sa rispondere, però con forza risponde dicendo amen, amen, con forza. Con quell'amen zio Orazio volute esprimere la sua fede: voglio che il mio figlio sia figlio di Dio e porti come nome il nome di Francesco d'Assisi. Subito dopo il battesimo, zio Orazio poi va al municipio, al comune, a registrare il suo figlio. Una scena molto ordinaria, ma anche straordinaria, perché ogni volta che zio Orazio camminava per il corso e incontrava delle persone, era lui che si toglieva il cappello e salutava. Quella mattina erano gli altri che si toglievano il cappello e lo salutavano e gli davano gli auguri, perché un altro figlio era andato ad allietare la loro casa. È una scena ordinaria di quei tempi, ma anche ordinaria per noi, perché anche per noi
ci fu un'espressione solenne come quella di Dio sul figlio suo: tu sei il mio figlio prediletto.